Ciao a tutti, ben ritrovati su Corsia 4 con una nuova spumeggiante puntata di Ultima Bracciata Speciale Olimpiadi. Questa sera con voi ai microfoni e in redazione ci sono io, Laura Vergani, poi c'è Fabrizio Fogliani, Ciao, saluti tutti. Ciao Alessandro Foglio, a tutti. Ehi Mauro Romanenghi, là, ciao ragazzi. Marco Agosti in redazione silenziosa come al solito. Ciao Marco. Questa sera con noi Cristina Chiuso Ciao a tutti. e un ospite di eccezione, Nicola Marconi, che è già stato con noi nell'intervista a Giorgio Cagnotto. Ciao Nicola, bentornato. Buonasera a tutti, grazie dell'invito. Figurati, grazie a te di aver accettato. Scopriremo poi, ma avrete già immaginato perché Nicola è con noi questa sera, visto cosa è successo ieri a Rio. E cominciamo subito perché c'è tantissima carne al fuoco anche questa sera. Primo argomento è un aggiornamento sul doping che questa volta arriva dal Comitato Internazionale Paralimpico, che è notizia di ieri, ha sospeso con effetto immediato il Comitato Paralimpico Russo dai Giochi di Rio. È possibile per il Comitato Paralimpico Russo presentare ricorso entro il 28 agosto. E questa è una notizia che ha spiazzato un po' tutti, perché comunque ha proprio sospeso l'intero Comitato Paralimpico Russo, quindi non una federazione. Passiamo all'aggiornamento della pallanuoto. Matteo Icardi è già di nuovo in acqua col settebello, setto nasale rotto, ma mascherina a protezione. Per quest'oggi una maschera di fortuna, diciamo, anche se poi da domani ha detto che ne prenderà una in carbonio, per evitare che, insomma, il naso si rompa definitivamente, queste sono le sue parole, e ha fatto 4 gol, il settebello ha vinto contro la Francia 11 a 8, noi siamo decisamente soddisfatti e contenti di questa prestazione. E passiamo invece al piatto forte della serata, uno dei piatti forti, e Nicola Marconi, cosa ci vuoi dire di questo argento delle ragazze dei tuffi? Che sono immensamente contento per Francesca e Tania perché uno se lo meritavano dopo la brutta botta di Londra e due sono contentissimo per loro perché io le ho viste crescere, le ho viste iniziare a fare i tuffi a bordo vasca, le ho viste fare i primi tuffi con la nazionale giovanile, poi le ho viste entrare in squadra quando io ero il capitano della nazionale, le ho viste prendere le prime medaglie importanti agli europei e ai mondiali. Le ho viste piangere a Londra e finalmente le ho viste piangere di gioia ieri a Rio. Quest'argento è proprio il coronamento di un sogno, di una carriera per tutte e entrambe. Sono stato con le Grazie. lacrime ieri sera. Sì, abbiamo visto anche noi con immensa gioia, insomma. E poi possiamo anche. Scusa, Nicola. Perché insieme a Maria sono le altre mie due sorelline, loro sono le sorelline della piscina. Una grande famiglia. C'è Mauro che ha una domanda per te. Senti Nicola, quando hai capito che era fatta? Io l'ho capito più o meno a luglio, molto tempo prima. E infatti diverse persone mi hanno chiesto quanto arriveranno, ce la faranno? E io sono sempre stato molto sicuro del risultato, le davo al 100% sul podio, al 99% di bronzo e a un buon 60% d'argento, perché comunque, come vi ho detto, io le conosco da una vita, le ho viste saltare a Roma. L'ho visto saltare a Bolzano e ho detto ok, quest'anno non ce n'è per nessuno perché le canadesi non erano in forma come loro solito, già da Roma erano un po' scombussolate, non lo so, la tensione, hanno anche cambiato un po' la loro serie gara. Le canadesi erano, diciamo, la coppia oltre alla Cina con cui avremmo avuto più problemi e invece io l'ho viste fuori fase. E già lì a Rio mi sono state confermate poi queste mie sensazioni e
quindi io sono stato proprio tranquillissimo ieri sera. Certo, loro avevano due belle facce tirate, però perché le gare di tuffi si decidono in un secondo e mezzo, può cambiare tutto, però io ero abbastanza tranquillo della loro medaglia. E io ho una domanda anch'io, Nicola, per te. E dal punto di vista di allenatore, tecnicamente, cosa hai visto ieri sera? Allora, per Tania e Francesco ho visto una gara buona ma non perfetta. C'è stato un errore che poteva essere anche grave da parte di Tania, però nel contesto di ieri non lo è stato, perché comunque è stata una gara da parte di tutte leggermente inferiore come punteggi, però questo non significa nulla, perché non è che come nel nuoto c'è quel tempo e più o meno ci si avvicina o no. Nei tuffi i punteggi cambiano, possono cambiare tanto perché ci sono tante variabili, la giuria, l'atleta, il momento, se una gara parte molto forte la giuria alza il tono anche lei, quindi voti, i punteggi finali si alzano, se la gara parte un po' più in sordina come quella di ieri, Cina compresa, i punteggi generali si abbassano. L'importante è quello di saper reagire agli errori come hanno fatto le nostre, perché hanno concluso benissimo, e comunque di mantenere sempre alta la concentrazione senza sfociare nel nervosismo, nella tensione eccessiva. Sì, anch'io ho notato questa cosa rivedendo la gara, perché ieri sera stavamo registrando questa assoluta concentrazione, non si sono fatte prendere la mano da, come dici tu, errori. Sì. No, Ed assolutamente, anche perché è io stato un le ho salto di viste qualità, bene. secondo me, questo che hanno fatto. Assolutamente, gli occhi erano proprio fermi, fissi, anche quando hanno fatto bene i tuffi precedenti, il primo, il secondo, il terzo, non si sono mai scomposte minimamente. Quella è grande prova di concentrazione. Ci sono state atlete brave che in passato, atlete, dopo un bel tuffo, uno di quelli tosti fatto bene a metà gara, si sono lasciati scappare anche un po' di gioia, che è normale, però lì la concentrazione un po' se ne va. In una gara come le Olimpiadi invece hai bisogno di tutta la tua concentrazione fino a fine gara. Sì, sono d'accordo con te, perché è quello che può fare la differenza tra una medaglia olimpica e il quarto posto. Il quarto posto, guardate ieri le canadesi, Jennifer Abel e Pamela Ware, che dovevano vincere una medaglia, sono state battute addirittura dalle australiane, una coppia creata poco prima delle Olimpiadi, perché la ragazza, una delle due ragazze, Esther Kim, che doveva andare, non è più andata per motivi di salute, hanno fatto questa coppia buona ma proprio outsider, e invece si sono ritrovate sul podio. Loro erano le più sorprese di tutti, però alla fine loro hanno fatto la loro gara normale, senza alti eccessivi e bassi, però le canadesi invece hanno sbagliato, ve l'ho detto, erano fuori fase completamente. E prima di salutarti, Nicola, c'è anche Alessandro che vuole fare una domanda. Poi sappiamo che, insomma, cominciano le tue vacanze, quindi non ti tratteniamo. Sì, guarda, ti chiedo solo una cosa velocemente. Ieri Tania si è sbloccata finalmente a livello olimpico, è riuscita a vincere questa medaglia che probabilmente si meritava già a Londra. Per quanto riguarda la gara individuale dei 3 metri, cosa ti aspetti? Secondo te avrà delle possibilità di medaglia e quante? Allora, assolutamente sì, Tania ha possibilità di medaglia anche a livello individuale, è leggermente più difficile la situazione perché mentre nei tuffi sincronizzati c'è una coppia per nazione, quindi una squadra cinese, una squadra canadese, e tutto si raddoppia nella gara individuale, quindi due cinesi, due canadesi, due australiane, però Tania ha dimostrato più e più volte di non essere da meno neanche dalle cinesi, quindi ci potrebbe stupire. Poi soprattutto, credo che ci farà molto bene a livello di soddisfazione personale, sicurezza e tranquillità questa medaglia, perché adesso si è tolta il pensiero e andrà, potrà dare tutto senza neanche un rimpianto, perché a quel punto la medaglia l'ha vinta, ha messo la ciliegina sulla torta, come dicono lei e Giorgio, che ci tengono tanto a questa espressione, quindi potrà dare il 200% senza proprio fare nessun problema. Adesso manca la panna. Esatto, per fare una bella torta completa. E poi No, e poi possiamo leccarci le dita a quel punto. assolutamente, anzi io spero e credo che
l'effetto medaglia gioverà a tutta la squadra, ai ragazzi che dovranno fare, Andrea Chiarabini e Giovanni Tocci dovranno fare la finale sincro, che possono fare bene, a Maria Marconi che accompagnerà Tania nella gara individuale, perché Maria l'abbiamo visto già nel 2013, è in grado anche lei di salire sul podio, o quantomeno di avvicinarsi tantissimo adesso, e poi anche a Michele Benedetti e Andrea Chiarabini poi nell'individuale. Insomma, spero che ci sia un effetto domino positivo e tutti vadano a mille proprio, no, non al 100%, al 1000%. E con questo augurio che noi ricambiamo di cuore e ricordiamo che venire a Corsia 4 porta bene, e ti salutiamo, Nicola, e ti lasciamo alle tue tanto sospirate e meritate ferie e alla tua famiglia. Grazie tante, Grazie. Nicola. A presto, ci sentiamo di nuovamente, spero, dai. Certo, sicuramente, Ciao, grazie. grazie. Ciao. E torniamo a noi e ai world record di queste Olimpiadi. Finora ci sono state 5 record del mondo solo nelle finali, di cui 3 solo ieri sera. E partiamo da Cristina. Cristina, nei 100 farfalla c'è stata una Sarah Sjöström che non si è fatta mancare nulla, mi sembra, comprese le lacrime. Ma nessuno tra quelli che hanno portato a casa un oro con un record del mondo si è fatto mancare qualcosa di sicuro. Abbiamo visto anche una Katinka Ohs sul primo giorno, emozionatissima come non ci capita di vedere spesso, con un Shane Tosup incontenibile. Quello invece ci capita di vederlo, ahimè, Ahimè, spesso. spesso. Ma anche un Adam Peaty che non sapeva come trattenere la gioia, ma come è giusto che sia. E quindi, ragazzi, cioè, vinci le Olimpiadi con il record del mondo, non puoi pretendere niente di più al mondo. E prima di passare dalla caporale, Prima quindi di passare, esatto. ci teniamo a sottolineare questa cosa. E questa Sara sicuramente si è sbloccata definitivamente perché lei, secondo me, aveva ormai il terrore di non riuscire a farcela neanche questa volta. Ora si è tolta questo peso, sicuramente oggi ha un giorno un po' di scarico perché la botta di adrenalina è stata per lei notevolissima, forse anche più di quella di Katinka, e poi continuerà la sua serie di gare nei prossimi giorni. ah no, addirittura si è così sbloccata la Sjöström che addirittura la Rai ha ammesso che ha fatto il record nei 400 farfalla da granché andata. ma sai, fosse stato l'Aslo Gee, non ci sarebbero andati tanto lontani. La Sjöström la vedo un po' male nei 400 farfalla. Arrivare viva in fondo, sì. Esatto. Insomma, e Ale, tu hai visto le gare stanotte perché lo sappiamo che sei un compagno di avventure. E cosa ne pensi di questa gara? Eh sì, l'ho vista, beh, è stato bello, io l'avevo detto che vinceva, quindi ho azzeccato il pronostico È e mi vero. aspettavo anche il record del mondo, visto le semifinali, beh dai, non ce n'è per nessuno in questo momento in questa gara, forse è l'unica gara che porta qua che sicuramente vinceva, era sicura di vincere a mani basse e quindi è stata brava e è andata molto bene, comunque. Parlavi appunto, parlava Cristina di emozioni e hai citato comunque tre atleti che hanno fatto sì il record del mondo, sono fortissimi, ma era comunque la prima volta che vincevano un oro olimpico, quindi un'emozione incredibile e doppia sicuramente, se lo sono assolutamente meritato. Ale, Sì. tu hai fatto il pronostico, però avevi detto che la Oleksiak aveva fatto oramai il suo, la nostra Pipi. Io ho detto che la Sjöström vinceva, poi sì, l'Oleksiak, beh, comunque, insomma, non avevo pronosticato il suo di record mondiale junior, quello Infatti, Eh, sai grande. che, sai che a BR non sfugge niente, Lo Ale. so, lì me l'ero perso, non ci avevo pensato. Ma passiamo all'altro piatto forte della serata. C'è stato un altro record del mondo, il secondo tra l'altro in queste Olimpiadi fatto dalla stessa persona. Stiamo parlando di Adam Peaty. E Cristina, ti ha stupiti questo Peaty?
Stupiti, ormai abbiamo adottato il termine lanciato da Federico Morlacchi, che ci piace molto. Beh, stupito sì, perché quando noti 57,1 la rana dimostri di venire, no, da un altro pianeta, da un'altra galassia direttamente. Quindi non puoi non rimanere stupito di quel tempo. Però ero certa che comunque avrebbe rifatto il record perché in batteria era entrato con una facilità estrema per fare il record del mondo. Aveva dichiarato poi alla stampa che aveva cercato di togliersi la tensione negativa e caricarsi solo con la tensione positiva, quindi ha detto o volo o combatto, ho deciso di volare. E poi, insomma, scarico di qualsiasi tipo di tensione, perché poi è vero, Sjöström aveva paura, ma solo lei, cioè era l'unica che pensava di non poter vincere quella gara, perché tutto il resto del mondo sapeva che non avrebbe Sì, avuto avversarie. infatti erano le altre ad avere paura di lei, sinceramente. Quindi, vabbè, la tensione gioca brutti scherzi. Pitti invece sapeva che non aveva altri avversari e quindi è andato tranquillo, ma 57,13 è di un'altra dimensione e può fare ancora meno, che Sì. quella stupisce ancora di più. Sì, Ma quando ha abbiamo. dichiarato che si sarebbe allenato di notte, probabilmente si è allenato alla partenza con i tuffi perché così non lo vedeva nessuno e non rideva nessuno. Ma secondo me, devo dire, qui regia internazionale a parte, che si diverte a non farci vedere esattamente come parte nessuno in realtà, non è partito così male rispetto a come fa di solito. Sì, probabilmente può aggiustare ancora un po' la subacquea, ma anche lì è migliorato tantissimo. Perché i Quindi. tempi di reazione buoni li ha sempre avuti, era la prima fase che peccava. Ma lui peccava proprio nella fase aerea e poi nella fase di subacquea dove rimaneva praticamente fermo. Qui invece parte veloce, entra bene in acqua e ti ripeto, la parte subacquea non è così lenta come prima, quindi si può sistemare ancora qualcosa, però è già tanta roba rispetto a prima e si è visto. Insomma, c'è spazio per un nuovo record del mondo. Sì, ma poi stiamo parlando di un ragazzo che ha 21 anni, che 4 anni fa era sugli spalti a vedere le Olimpiadi e diceva un giorno voglio farle anch'io e in 4 anni ha migliorato qualcosa come 6 secondi. Chissà Quindi. cosa succederà quando dirà voglio andare sulla Luna. Sarebbe interessante scoprirlo. E c'è Mauro che vuole dire la sua in questa gara perché è una gara alla quale lui è molto affezionato. Prego, Mauro. Perché non riesco mai a finirla. Ma guarda che Piti ha dichiarato che se uno vuole ce la fa, quindi Basta impegnarsi, ha detto che il lavoro duro ripaga sempre. Cristina, perché non ha mai visto me. Vabbè, comunque, diciamo, andiamo a parlare anche del resto del mondo, che tanto resto non è, perché l'eroe di Laura. Il nostro Van der Burg, comunque ha fatto 58,6, cioè dire che con 58,6 si vince l'argento fa un po' specie. E io l'avevo visto malino e infatti non è andato benissimo. Kevin Kortz, l'ennesimo flop, diciamo, che poi è sempre un quarto posto olimpico, mentre lo sceriffo di Beverly Hills, Cody Miller, strappa con il record americano il bronzo, era tutto bello felice, anche questo è il nuovo eroe di Laura, ve lo dico. Infatti, ho detto piano a parlare qui di sceriffi di Beverly Hills perché sennò potresti scatenare Bravissima. le ire di Laura subito. Sì, Cortes non sta nuotando bene. Ci ha provato ieri, è passato molto veloce, ha tentato di forzare il passaggio, cosa che generalmente non gli appartiene. Però lo vedo un po' troppo basso sull'acqua rispetto al solito. Vediamo se per i 200 riesce ad adattare un po' meglio la tecnica e a portare a casa qualcosa di più. Comunque consideriamo che lui ha un personale di 59,0, quindi poi andare a fare 59,2 una finale olimpica, insomma, dopo male male, e chiamarlo flop mi sembra un po' tanto.
Certo, pensiamo sempre, cioè abbiamo sempre parlato di lui come il fenomeno paranormale della rana, ma davanti a Piti, i fenomeni sono altri. E questo infatti dicevo, perché sono 3 anni che sembra dover esplodere, esplode, ma sempre nell'altro senso però. Vabbè, però insomma, diciamo che le qualità ce le ha, gli diamo fiducia ancora un po'. Invece chi ha dimostrato di averle, ha confermato di averle e di averne ancora, è Katie Ledecky, che ha fatto la sua gara come al solito, poi c'era tutto il resto dell'umanità che faceva la propria gara. Ecco, Cristina, cosa ne pensi di questa Ma ragazza? c'è poco da dire. Qualcuno ieri mi ha chiesto come facciamo a spiegare cosa vuol dire fare 3,56 in un 400 per una donna, ma Esatto. non si può. È Ok, no, perché è impossibile da spiegare. veramente impossibile da spiegare a chi non ha mai nuotato. È un tempo che secondo me fa scopetta con il 57,13 della rana, anche perché ha abbassato un record del mondo di 2 secondi. È vero che Piti ha abbassato quasi 1 secondo sui 100, però 2 secondi sui 400, insomma, da un tempo che era già 3,58, siamo. Dai, la stessa sensazione di nuotare con la corrente a favore. E sono le gare degli esordienti A. Quando porti gli esordienti A a nuotare, hai i ragazzini che migliorano di 2 secondi ogni gara. Solo che qui siamo alle Olimpiadi e quindi. Esatto. E lei non ha l'età da esordiente A. Per cui sono finiti i termini per lei. Il problema è che questa è soltanto la sua prima gara individuale, ce ne sono altre Infatti. due. È una staffetta, per cui attendiamo cosa succederà. Tra l'altro, seconda in gara, ma prima, diciamo, tra la gente normale c'è la Carlin, che povera, ha fatto il suo, passano sempre in secondo piano perché prendono l'argento con dei tempi banali a questo punto, che però, insomma, è la prima tra gli umani, insomma. Ecco, qui invece mi ha deluso, tra virgolette, perché parliamo sempre di una che al suo esordio è andata a prendersi un bronzo olimpico, Lia Smith, che ai trials aveva nuotato molto meglio rispetto a quanto non abbia fatto qui. E mi aspettavo che potesse invece scendere sotto il muro dei 4 minuti anche lei. È probabilmente una di quelle che ha patito un po' tanto la tensione della gara. Mi sa anche a me. Ale, tu cosa vuoi dire di questa gara tra gli umani e l'extraumana? Va, c'è poco da aggiungere, è stata veramente una cosa incredibile. Posso dire che forse ai trials aveva fatto un po' le prove, visto che aveva fatto un passaggio ai 200 un filino più veloce, sotto l'1,57, e qui ha aggiustato un attimo il tiro e il record è arrivato liscio liscio. E chissà se anche lei, come Piti, potrà continuare a migliorarsi. Probabilmente sì, certo che dove potrà arrivare? E su questa domanda direi di passare alle semifinali perché ho timore di esplorare questa domanda, scusate, partendo dai 200 stile con Sun che in camera di chiamata cercava di fare amicizia con varie ed eventuali, è vero Ma Cristina? povero, ma lui sta cercando degli amici nuovi, è uno che vuole allargare il suo cerchio di amici e noi lo prendiamo in giro così. Fantastico. E poi dopo dei 100 rana donne, della Castiglioni, insomma, che è rimasta fuori perché c'è stato questo così, prima squalifica e poi riqualifica per la Watanabe. Mauro, tu vuoi aggiungere qualcosa su questa gara? O Sui 100 rana, sui anche sui due stile? due stile, che intanto Sun si farà, cercherà pure degli amici, ma ha subito dimostrato che il padrone lo vuole fare lui. Quindi non so quanti amici si farà. E quindi magari sta cercando uno staff più che degli amici. Esatto, uno staff per accompagnarlo magari sul podio. Vedremo questa sera. Sui 100 rana, cosa ti devo dire? Che secondo me la favorita è Lily King, l'americana, perché ha questo ritmo a stantuffo che era tipico anche della Meliutite. Si vede che quelli con quella corporatura lì vanno avanti così. L'Efimova può fare quello che vuole, nel senso che ha dimostrato che può avere un'accelerazione e andare a prendere tutti. L'unica cosa, ecco, che mi lascia un po' così, se torno un po' indietro, io sono triste perché
La mia preferita è arrivata quarta nei 400 stile libero, Laura. Cosa ci vogliamo fare? Me ne farò una ragione. Purtroppo me ne farò una ragione, che la tua prefe è arrivata quarta. E niente, passando invece ai 100 dorso delle donne, dove la tua prefe invece è andata in attacco. Eh sì, attenzione, perché oggi è la semifinale dei due misti nel pomeriggio, nella serata. Però nei 100 dorso, secondo me, non l'hanno sottovalutata. È sempre lì. Attenzione perché il piano 4 medaglie si sta profilando. Ma Katinka non puoi lasciarla fuori dai 100 dorso, anche perché, vabbè, secondo me Sibom sta giocando un po' a nascondino. È una cosa che le abbiamo visto fare parecchie volte in Coppa del Mondo, anche se qui magari rischia un po' di più, però fare delle batterie magari proprio che dice, vabbè, ma questa è venuta qui in vacanza, cioè cosa sta facendo? E invece poi in finale trasformarsi in Superwoman. Per cui io non la do così fuori forma oggettivamente. Io non riesco a capire, infatti, Cristina, lei e poi vabbè, anche Larkin, dopo magari ne parliamo. Guarda, Larkin in Coppa del Mondo era uno che si nascondeva oggettivamente un po' di meno, però a me hanno dato entrambi l'impressione di aver passato il turno semplicemente perché poi Larkin, quando ha provato a spingere ieri negli ultimi 15-20 metri del 100, ha preso un metro a tutti. Tra l'altro con un arrivo indegno e dire poco. Con un arrivo, sì, entrambi hanno fatto degli, cioè senza curare i particolari, quindi può essere che non siano al top della forma, per carità, non lo metto in dubbio. Ma non stiamo parlando nel settore maschile i primi quattro a 52,5, cosa che l'anno scorso a Kazan non c'era. Quindi è ovvio che non riesci più a vincere la semifinale con 1,5 metri di vantaggio. Sono tutti lì, la vedo dura, cioè 52,5 è un tempone. 6 sotto i 53, penso che era un po' che non si vedeva, eh. Cioè stiamo parlando proprio di un livello spaziale. Stessa cosa vale per il settore femminile, dove sono tutte lì e sono in quattro praticamente tra 58 e 8 e 59 e 1. Cioè. Eh sì, la Sibo ma è settimo tempo con il suo 59-3. Sì. Quindi insomma, diciamo che l'anno scorso il ritmo nel dorso era un po' diverso, sia a livello maschile che a livello femminile. Quindi se loro si sono tarati su tempi umani, perché comunque 59,3, 52,5 sono tempi umani ma sempre veloci, che uno presume che ti possano portare in una finale olimpica, magari non hanno fatto bene i conti con tutto ciò che li circondava. Esaurito questo argomento con il quale stiamo bellamente facendo melina, perché stiamo arrivando, vi stiamo facendo pregustare il piatto forte della serata, che è la 4% stile uomini. E Cristina, cosa mi dici di questa La mia gioia è stata immensa e il mio dispiacere nel non vedere il podio ancora di più, perché poter vedere quella faccia di Florent Manadou, finalmente triste per un motivo, mi è stata tolta questa gioia proprio, ero lì che attendevo, ho detto adesso può essere triste per qualcosa, però mi hanno fatto arrivare la foto dell'abbraccio fra lui e Michael Phelps preso dal lato Manadou, quindi si vede in pieno il faccione di Manadou. Ti prego di girarmela questa foto, E per favore, devo e perché tu pensi che lo stessi abbracciando, invece lo stava stritolando, Cristina, lo vedo, dicendo, hai visto amico, nell'accezione di su un amico, chiaramente. E quindi, insomma, sì, ricordiamo che primi gli Stati Uniti, seconda la Francia, terza l'Australia. gli australiani comunque, vabbè, non riescono mai a farne una giusta in staffetta. Mi aspettavo un po' più di combattimento in questa staffetta, invece fortunatamente sono riuscita a guardarmela, a gustarmela in modo anche abbastanza rilassato.
E poi guardando tutti i tempi parziali, anche il 100 stile diventa meno scontato di quanto potesse essere all'inizio, perché è vero che in staffetta si tirano fuori tempi impossibili, ma Nathan Adrien che nuota 46-97, McEvoy che nuota 47-0, uno poi in rimonta, per cui uno che deve cercare di andarsi a guadagnare il bronzo, uno che in realtà deve controllare quello che sta davanti, per cui magari fa anche una gara più controllata, ci sarà da ridere anche lì. Decisamente sì. Sì, con tutte le accezioni del caso, lanciato, la staffetta, l'adrenalina, eccetera, eccetera. Però sì, ci sono stati dei tempi interessanti sui 100 stile, decisamente sì. Mauro e Ale, Fabrizio, volete aggiungere qualcosa riguardo a questa staffetta? Sì, che Michael ha fatto mo molto la differenza. La sua seconda frazione praticamente ha spiazzato Gilot, che non è andato benissimo, perché in realtà Gilot ha girato insieme a lui ai 50 metri, nella seconda vasca, che c'è stata proprio la grossa differenza. E quel secondo poi ha fatto tanto nel computo finale, che le ultime due frazioni francesi. La Francia sembrava lontano lontano, ma sono state di 47-1 tutte e due, quindi. Sì. Eh sì, Flo non è andato piano. No. Stavolta non è andato piano. Gilot che è mancato, perché quel mezzo secondo è tutto lì. Gilot a 48-2, una frazione da Italia, diciamo così. Beh, considerando che comunque gli States hanno tenuto fuori Irvine, che al mattino aveva nuotato 2 decimi meno di quanto abbia fatto il ragazzino. Quindi si sono presi anche il coraggio di mettere dentro chi effettivamente si era qualificato per terzo ai trials, malgrado fosse un esordiente e malgrado qualcuno molto più esperto di lui avesse nuotato meno in batteria. Ma questo sembra essere figlio della selezione che hanno fatto gli Stati Uniti, a cronometro alla mano, così dicono loro, prendendo le 16 persone, come racconta Luca trasmissione. Beh, l'ho visto il video delle 16 persone, quel video era però fatto più che altro per testare Phelps, Lochte e quelli che erano fuori squadra. Perché generalmente poi si mettono i migliori cioè è difficile che qualcuno ceda il posto nella staffetta USA. No, anche perché per loro vale molto di più, come ha spiegato anche chiaramente Adrian ieri sera, vale molto di più la medaglia d'oro nella 4x100 stile che l'oro individuale nei 100 stile libero. Cioè il suo sogno da bambino lo ha realizzato oggi e non 4 anni fa, che la dice lunghissima su quella che è la loro concezione dello sport. Sì, sulla filosofia che sta dietro decisamente sì. E Ale, volevi aggiungere qualcosa tu? Ma guarda, solamente sui fischi alla Russia quando è entrata, non so se ci avete fatto caso, e poi il loro quarto posto, devo dire che mi è scappata un'esultanza per averli visti giù dal podio, sono sincero. Non ne Beh, abbiamo. sì, fino adesso dobbiamo dire che chi ha avuto dei problemi col doping è stato in qualche modo graziato, cioè non graziato, è stato giustiziato dai tempi direttamente in gara perché Park fuori dalla finale e i russi fino adesso Efimova a parte che sembra rimbalzargli tutto addosso non sono andati benissimo, quindi insomma poi la giustizia va sempre il suo corso. E questo è molto rassicurante. Invece, ritornando al discorso dei trials francesi questa volta, pare che la Francia, insomma, avesse dichiarato che volessero portare solo gente da medaglia, da finale. Non ho ben capito se da finale o da medaglia. E insomma, a vedere quello che è successo nella gara dei 100 d'orso ieri sera, forse tanto sbagliata che il loro approccio non è stato. Cosa ne pensi, Cristina? Ma loro è già qualche anno che utilizzano questa metodologia mettendo un trials unico con diverse difficoltà all'interno dello stesso trials, per cui per esempio
prima di Londra dovevano ottenere una doppia qualifica, quindi un tempo al mattino e poi un tempo al pomeriggio. Senza la presenza di entrambi i tempi di qualificazione non accedevi alla squadra olimpica. E con questo metodo, insomma, sono riusciti a crescere molto perché hanno insegnato ai loro ragazzi che devi essere pronto in quel momento e basta. E poi oltretutto hanno il tempo di caricare, di scaricare, di fare una programmazione anche più corretta. È quello che fanno gli americani da tantissimi anni, poi è quello che fanno anche gli australiani, e è quello Guardi che caso forse le tre staffette hanno cominciato a appoggiate. fare anche noi. Scusa Con se. l'eccezione magari del caso, perché ovviamente noi non siamo né l'America nell'Australia, forse non siamo neanche la Francia, anche se abbiamo un movimento di giovani molto più forte del loro. Però, insomma, forse dovremmo cominciare a orientarci verso quel tipo di selezione. E passando invece alle batterie di oggi, brevemente, insomma, sì, perché anche se ci sarebbe da parlare un sacco, oggi ci sono stati due stile donne, i due farfalla uomini e due misti. Cosa hai visto in queste tre gare, Cristina? Perché poi so che anche tu hai un appuntamento per stasera. Allora, nei due stile, vabbè, a parte Ledecky che ovviamente ormai va con il pilota automatico inserito, qualsiasi gara sia, gli altri mi sembra che, Federica compresa, abbiano cercato di fare il compitino. Missy purtroppo il compitino lo sta facendo abbastanza male, fa fatica in virata, si vede che è lenta, che fa fatica a spingere, anche la subacquea non riesce a tirarla. Quindi evidentemente continua ad avere grossi problemi, purtroppo, perché insomma, mi dispiace vedere un atleta della sua caratura in difficoltà. E nei 200 misti, vabbè, Katinka ovviamente lo sappiamo, non vuole perdere neanche biglie sulla spiaggia e quindi doveva innanzitutto cancellare la Ye anche dal foglietto della presentazione in cui ci sono riportati tutti i record. E da lì. Comparsi fuori, io mi prendo per ora il record olimpico. Il record del mondo è già mio, ma cioè, Non si sa mai, ma sarà poco quel record del mondo lì, eh. giusto. Ancora forse una giornata, perché magari oggi no, spero che riesca a tenersi un po' da una parte o dall'altra. Invece che è stato molto zen, è stato il marito oggi, sottotono. Non so cosa gli sia successo. Non averlo sgridato. Io so anch'io, gli hanno detto: no, 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 non si fa, sai, fuori di qui se lo fai. Non averlo sgridato. Ma erano solo batterie. No, vabbè, ma lui a prescindere dalle Sì, batterie, esatto. perché nelle batterie dei quattro misti aveva fatto lo show. E invece nei 200 delfino, ovviamente che sono le batterie dei 200 delfino, gara non esattamente facile poi da smaltire, soprattutto quando hai altri due turni poi da fare, anche lì hanno giocato tutti un po' passiamo il turno e vediamo che succede. Anche se ovviamente quelli che riescono a fare questo gioco meglio sono le Kloss, che non so, lui imposta i dati, guarda a destra, a sinistra, avanti, dietro, il suo solito. Fastidiosamente il suo solito per me. Insomma, mi è sembrato abbastanza facile e Laszlo, che è stato lì a sonnecchiare 150 metri, poi ha detto, vabbè, almeno 50 metri, dai, facciamoli un po' più veloci. Sì, perché l'allenatore gli aveva detto: ne fai 150 piano e 50 veloci. Era un allenamento che gli aveva dato da fare e lui ha fatto il suo. A Phelps invece Bowman non si sa cosa gli avrà detto perché è partito proprio un po' forse troppo sotto ritmo con la linea di galleggiamento abbastanza bassa, quindi era lì che diceva ma devo proprio faticare, ma insomma non mi possono dare la finale direttamente. Cioè, alla fine sono Phelps, capisci? Non è che sono l'ultimo arrivato. Esatto. Ma più fatica così comunque, secondo me. Sì. Infatti anche sulla virata, l'ultima virata è arrivato, insomma, non benissimo, secondo me. Se ne No, siamo. ma quello secondo me perché, insomma, alla fine, a parte tutto,
Quando va forte, conta le bracciate, gli riesce tutto abbastanza facilmente, anche se in tutto questo anno e mezzo ha sempre sbagliato qualcosina in virata e in arrivo. E quando va a questi ritmi qui, magari non gli torna più il conto delle bracciate, quindi che faccio? Accorcio, allungo, dov'è il muro? Aiuto! Accorcio, via! Oppure, siccome è arrivato a nuoto dagli Stati Uniti, era un po', come dire, un po' stanco, che ne so io cosa gli avrà detto. E allora saluti a Cristina, se tu hai, devi andare, noi ti Io salutiamo. sì, vi saluto e poi tanto stasera siamo tutti lì davanti Sì, alla TV. a più tardi. Esatto, grazie ancora. Ciao Cristina. Tutti. Se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, se no anche noi abbiamo finito per questa sera. Diciamo che non ci sono delle cose così eclatanti che possano tenere vivo l'interesse se non appunto l'attesa delle semi. E l'unica cosa che vorrei aggiungere è che l'Aslo Cera, molto più in forma del solito, è completamente rasato, quindi diciamo che era in gran forma, secondo me. Sì, non Le c'è fan neanche. ringraziano. Ha trovato anche Sacchi che la morbidezza dell'ungherese ha lasciato il posto alle fasce addominali. Sì, era particolarmente in forma, l'ho visto molto bene, ecco, diciamo. E prima di salutarci vorrei fare un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze del Sette Rosa perché domani debuttano con la loro prima partita olimpica. E per il resto invece siamo proprio arrivati alla conclusione, oggi un po' più lunga del solito, visto i tanti argomenti che volevamo condividere con voi. Prima di salutarvi vorrei ricordare che potete continuare a seguirci sui nostri social media, sul nostro sito Corsia 4, dove è possibile riascoltare tutte le puntate di Ultima Bracciata Speciale Olimpiadi e scaricare i podcast. E a questo punto ringrazio tutta la squadra, Fabrizio Fogliani. Ciao a tutti e bentrovati. No, e poi ci rivediamo, non e bentrovati, Eh ci sì, rivediamo. ci rivediamo. Alessandro Foglia. Ciao a tutti, grazie, a presto. Mauro Romanenghi, Ciao a tutti, è tanta roba, eh. tanta roba anche dalla redazione con Marco Agosti, grazie Marco, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Laura Vergani. Ciao!